Bene, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie sul canale di Minecraft, la serie principale. Allora, intanto buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana, buon inizio di scuola, di università, di lavoro, di tutto quello che iniziate il lunedì. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando attivate le notifiche sulla campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video, lo so che è fastidioso sentirlo a ogni intro, ma bisogna farlo. Lo faccio, sì, lo facciamo. Bene. Poi vabbè, lasciate un bel like che fa piacere, commentate che leggo sempre tutti i commenti, tra l'altro ho ancora quel commento in sospensione, non l'ho ancora guardato, scusate. Lo faccio, quello là della farm dei droned, devo ancora controllare quella cosa, ma lo faccio, tranquillo, lo faccio. E cos'altro? Date un'occhiata anche agli altri canali, altri contenuti che potete trovare sul mio canale, ho invertito i plurali, va bene. Allora, con la torre della strega in lontananza, che si vede, in teoria dovreste vederla anche voi, vi vado a dire che l'obelisco ha raggiunto più o meno l'altezza desiderata. Devo controllare le ultime cose. E poi andremo a fare la parte sopra. Ma siccome Halloween is coming, se non ho sbagliato l'inglese, l'Halloween si avvicina. Dobbiamo festeggiare un pochino e prepararci per Halloween facendo qualche costruzione, qualcosa a tema Halloween. Allora, prima di tutto vi faccio vedere un attimo l'obelisk dall'interno e da sotto. Vedete, qui c'è l'ascensore a bolle che ci permette di salire, tutto bello illuminato, ci permette di salire rapidissimamente qui sopra. Ho messo questi blocchi temporanei. E siamo arrivati all'altezza più o meno desiderata, che è, aspettate un attimo, mi sono confuso. Qui abbiamo 152 blocchi, quindi l'altezza era tipo 150 più o meno, quindi ci siamo. Magari salirò di un altro mezzo modulo, vediamo. Perché poi dopo da qui deve partire l'edificio. Poi ci fermeremo e stenderemo la 1.18 perché per andare a finire tutto l'edificio ho bisogno dell'altezza massima sicura, devo fare dei ritocchi ancora a quello in progettazione. Allora, questo non ci serve. Siamo qui, mi è avanzato un sacco di roba in realtà. Pensavo ne servisse ancora, però mi servirà sicuramente per realizzare la stanza sopra. Vediamo quali sono questi. No, voglio gli altri. Quindi quelli lisci, dove caspiterina sono, eccoli qua. E mi servono anche un paio di scale. Funghi, ok, perché dobbiamo andare a fare un progettino semplice, semplice, ma molto carino che chiama molto la 1.17. Allora, usiamo l'elitra. Dove cavolo sei? Ah, tra un episodio e l'altro mi sono rifatto i tridenti. Cioè, sono andato a farmare, ho fatto tutto il tridente nuovo, eccetera, eccetera, eccetera. E ho fatto anche l'obiettivo, non ve l'ho fatto vedere, ve l'ho fatto per puro caso. Dov'è il diavolo? Avventura, eccolo qui. Il prossimo è colpisce un villico con un fulmine. Va bene, anche questo penso lo farò a caso quando mi capita. Bene, io lo voliamo. Allora, stavo pensando che potremmo anche sistemare un pochino qui sopra la torre della strega, perché all'interno non è arredata, quindi la arrederemo nel prossimo episodio forse, nei prossimi episodi, prima di Halloween, poco dopo Halloween, insomma, vediamo. Dobbiamo fare due soste, ovvero la prima qui sotto, perché mi servono delle zucche aglio. Quindi giù, ho detto giù, ecco, alla farm. Vediamo un po' come siamo messi qui con la farm, sono curioso. Oh, anguri, oh, ah, ok, perfetto. Mi stavo preoccupando di nuovo, zucche, ok, non so quanto, questi sono quelli intagliati, io ho bisogno, sono tutti intagliati,
Ah, perché forse lo smistatore è ancora quello vecchio, non ho posato lo smistamento. No, questi sono quelli di cactus che ce ne sono veramente un sacco. E ho idea di aver sì farmato, ma le zucche sbagliate, perché queste erano intagliate, a me non servono le zucche intagliate, mi servono le nuove zucche che non sono intagliate, quindi tutte intagliate, potrebbe aver riempito tutto il circuito perché non riusciva, sì, non riesce a smistare le zucche normali perché appunto il circuito, lo smistamento è sulle zucche intagliate e non sulle zucche normali, non ho più cambiato. Quindi andiamo un attimo a correggere questa cosa. Dopo se non me ne dimentico, in teoria dovrebbe stare qui dentro. Questo qui è perché c'è la forma di cosa ed è pienissima di zombie, accidenti. Quindi prendi, cosa hanno in mano? Slime ball? Ah no, cactus. Non capisco perché sia così satura di zombie, sembra quasi una farm. Bisognerà fare pulizia anche degli zombie. In teoria dovrebbero despawnare quando ti allontani, però non si sa mai. Sì, riusciremo a fare quello che dobbiamo fare in questo episodio? Lo spero. Altrimenti faccio solo il davanti della costruzione. E tutto quello che mi finisce dentro non so come si comporterà con il resto dello smistamento. Dovrei andare a vedere. Oh, intanto li ho eliminati. Perfetto. Allora, dobbiamo individuare. Ecco, no. Ma c'è lo smistamento con la zucca? Ma è questo che è pieno? Perché sei pieno? Andiamo a dare un'occhiata a un attimo. Non è che non ci sono più le tramogge dietro? Questo è tutto pieno. No. Devo controllare in più calma. Quindi lo farò un'altra volta. E le zucche ne ho anche troppe adesso. Scusate che ne libero un po'. Ne prendiamo tre stack, dovrebbero essere sufficienti. E questa pietra, boh, mettila. Vabbè, me la tengo. Torniamo su. Poi devo ricordarmi assolutamente di venire a controllare che cosa sia mai successo alla farm. Allora, come avete già sicuramente intuito, andremo a realizzare una zucca gigante, però ci manca ancora un ingrediente che adesso andremo a recuperare. Vediamo il passaggio sotterraneo, esatto. Qui c'è ancora roba, mamma mia. Ci serve roba degli speleotemi. Quindi andiamo a cercarli. La farm dovrebbe essere all'incirca qui sotto, se non vado errato. Sì, eccola là in fondo. Ecco. Ah, prendiamo un po' di speleotema. Boh, sì, no, beh. Sono anche troppi questi, ma li prendiamo comunque tutti e torniamo su. Vediamo che questa uscita sia utile. Sì, infatti lo è. È notte, che bello.
Lavoreremo di notte, non è una grande idea. Aio, mi sono rotto le ginocchia. Buonanotte. Ah, che bel pisolino. Eccoci qua. Usciamo. E andiamo a piazzarci esattamente qui sopra. Miau. E mi sono fatto male. Ci piazziamo esattamente qui e togliamo via quest'albero perché ci intriga. Boh, fatto. E adesso cominciamo la costruzione. Quindi togliamo la lettera, rimettiamo questo e cominciamo la costruzione. Speriamo di riuscire a portarla a termine almeno nella parte davanti. Ecco. Tac, facciamo tac, poi avanti popolo. Tac. Si può anche riempire, ma anche no. Insomma, ho visto un creeper. No, era un maiale. Un chiappolo al maiale. Così, così. Che cavolo. Ah, sì, voglio. Vabbè, mi rompono le scatole. Qui vanno messi. Tac, tac, tac. Altro 2. E lo stesso va fatto. Qui, 1, 2. Quindi voglio. Possono sparire rapidamente per favore. 1, 2, ok. E quindi di lato davanti qui abbiamo, aspetta, 1, 2, tac, tac, e 1, 2 davanti, ok. Adesso qui segniamo di un altro, segniamo anche qui. E para 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 para. Queste cose mi danno davvero molto fastidio. Levate dalla scatola. Ok. Perfetto, ho rotto una foglia che non dovevo, ma non importa. Allora, fatemi guardare. Mi sono caduto pure. Facciamo una scala temporanea di zucca. Allora, devo guardarlo da qui, quindi adesso qui sopra devo fare così. Tac. Così. E qui vanno messe le scale, quindi una qua e una qua. Boh, perché siamo alla stessa altezza per fare bocca. Quindi tac. Qui mettiamo già lo speleotema, tac, tac, e lo stesso qua sopra, tenendo premuto lo shift così non si uniscono, se no si sarebbero uniti. E un attimo questo. Anche qui adesso andiamo. Se riuscissi a fare le cose, ok, quindi fa fatto così. E qui va messo speleotema più lungo, così abbiamo fatto i denti là e anche qui 1 e 2. E no, vabbè, non ci riesco. Bene, bene, bene. Allora, torniamo dalla parte qui davanti. Ok, allora, adesso qui facciamo dal centro 1, 2 e mettiamo ancora scale, quindi una girata così, una girata così, questo e questo qui. Perfetto. Da qui invece andiamo con gli slab, che mettiamo uno qui e uno dalla parte opposta di qua. Qui dietro ci vanno messi gli occhi, quindi tac, bene, che rientrano di uno, tac, così, che rientrano di uno. E qui abbiamo ancora 1, 2, 3, e mettiamo una slab qui e una slab qui. Perfetto. E qua adesso facciamo il
la parte superiore che va riempita tutta chiusa così, tac, e anche dall'altro lato, 1, 2, 3, perfetto. In cima mettiamo una scala così e una scala così, tac, botola qui e botola qui, perfetto per fare il picciuolo. Da qui invece andiamo a chiudere, quindi 1, 2, 3, tac, anche a questa altezza qui, 2, 3, ok, quindi questo toglierò e l'ho messo qui, sono sicuro che ci sia un errore, comunque andiamo avanti lo stesso, poi me ne accorgerò dopo. Quindi 1, 2, 3, lo stesso l'ho messo qui, 1, 2, 3 e qua sotto, finito lo zucchero, tac, qui sotto, togli, ok, tac, qui manca 1, 2, 3, chiudiamo così e adesso da qui lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per l'altro, gli altri due lati, perché tanto siamo uguali. E chiudiamo dietro. Bene, c'è una cosa che non mi convince tanto, ovvero la faccia. Lì c'è un buco che non ci dovrebbe essere. Permesso. C'è un buco che non ci dovrebbe essere. Però le cose sono giuste, quindi facciamo così. Chiudi. Ci allontaniamo un pochino. Non... Ho ancora la lettera? Sì, ho ancora la lettera. Andiamo sotto i piedi di Eren. Ah, che male. Ok. Ci siamo. Bene, abbiamo realizzato la nostra zucca. Ragazzi, per questo video e per questo episodio è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, di nuovo buon lunedì, e questa era la prima cosa per celebrare l'Halloween di quest'anno. Devo dire che i denti sono venuti molto bene, molto carino. Ciao!